Grande fratello Veronica Satti scopre le parole di Bobby solo su di lei. Barbara D'Urso ha chiamato Veronica Satti nella Mystery Room del Grande Fratello per rivelarle cosa aveva detto Bobby solo in un'intervista questa settimana su di lei. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha pari messo in guardia la giovane concorrente annunciando che molto probabilmente quello che il cantante aveva dichiarato non erano esattamente le cose che avrebbe voluto sentire. Solo aveva infatti affermato che lui aveva avuto successo grazie alle sue bellissime canzoni e non grazie alla partecipazione a un reality come era accaduto invece a Veronica. Inoltre aveva attaccato la figlia per aver spuonato tutta la loro storia in TV, concludendo il discorso dicendo che fosse ridicolo parlare di una ricongiunzione tra di loro soltanto ora dopo che Veronica si era rivolta a lui per tutti gli ultimi anni attraverso gli avvocati. La Satti, sentendo queste cattiverie, è scoppiata in un pianto interrotto. La ragazza poi, singhiozzando, ha affermato: "Sono io che mi sono svegliata una mattina e mi sono ritrovata in un vortice mediatico che non volevo e solo grazie a te Barbara ho raccontato la mia storia, ma non l'ho spuonato. Punto. A me non sembra ridicolo che io voglia rivederlo perché penso che ci possa fare bene a entrambi. Punto. Bobby solo contro Veronica Satti. La ragazza replica al Grande Fratello 15. Veronica Satti ha inoltre dichiarato in diretta al Grande Fratello che le dispiaceva se Bobby solo etichettasse come ridicolo un loro eventuale ricongiungimento, ma lei non si sarebbe di certo arresa. Infine, spronata da Barbara D'Urso, la ragazza ha lanciato nuovamente il suo appello, chiedendo al cantante di poterlo solo rivedere senza nemmeno un abbraccio, e ovviamente senza chiedere un soldo. In difesa della concorrente è sceso in campo persino Cristiano Malgioglio, il quale ha sottolineato che fosse terribile che solo, che aveva sempre cantato l'amore per tutta la sua vita, si rifiutasse di vedere la figlia vedendola in quelle condizioni. Inoltre l'opinionista del reality ha anche attaccato le dichiarazioni fatte da Bobby sul suo conto. Il cantante aveva infatti riportato che Cristiano difendeva la figlia soltanto perché era pagato dalla produzione del programma. Malgioglio ha quindi replicato che quando aveva sentito la storia della Satti si era molto commosso ed è soltanto per quello che aveva preso le sue difese, concludendo il suo discorso dicendo che solo non avrebbe fatto.